creatore, meglio del Signore di tutte le vite, meglio di lui nessuno sa esattamente cosa ci serve. Quindi per intanto lo ringraziamo e di avere chiesto di fare questo atto d'amore attraverso la musica antica, perché per noi è antica, di ballarlo, non lo so se lo sapremo ballare, però non ha importanza, ciò che conta è l'intenzione, quello che conta è il desiderio, la volontà di fare una cosa come dono. Quindi buon ballo, buona armonia a tutti quanti e che ognuno dia di sé il meglio per quello che stiamo facendo e ci dobbiamo sentire ognuno di noi parte dell'umanità così tanto bisognosa come appunto purtroppo in questo momento. Buona danza a tutti quanti. Forza di volontà, una cosa proprio grandiosa per noi stessi in prima e per tutti quelli che vorranno ascoltare, tutti quelli sono le anime, per tutte le anime che vorranno ascoltare questa vibrazione d'amore. È un momento di raccoglimento, è un momento di confronto
con ognuno di noi, con quel bambino che è nato 2000 anni fa e che magari, dai, non lo conosciamo, e magari invece di conoscerlo di faccia, perché di fatto nessuno più o meno sa bene come è fatto, come era fatto, ma di sentire questa nuova energia, questa nuova vibrazione nel cuore. E lo andremo a vedere e a sentire nella sua dimora. Qual è la sua dimora? È una capanna, una capanna. Non sarà bella, non sarà brutta, ma abbiamo cercato di riprodurre, di proporre l'immagine di quel bambino nato 2020 anni fa. Quindi se ti vuole venire, può entrare ovviamente nella fantasia, si sa, nell'immaginazione, all'infuori di questi ballerini che siamo poi noi. Una è mia sorella, una è la sorella di Hermes, una è mia cugina e l'altra è una nostra vicina di casa con i rispettivi compagni e mariti. Quindi siamo, diciamo, della famiglia e così abbiamo pensato, appunto, come ho detto prima, di fare gli auguri in questo modo. In onore di questo momento, di questo giorno, gli dedichiamo a questo bambino nato 2000 anni fa, 20 anni fa, e speriamo che nasca questo oggi nel nostro cuore, nel nostro pensiero, e che abbassi di livello la nostra mente, con dei brani che gli canta una nostra carissima amica che si chiama Madonna, Silvia Orciari, scusate ma mi era andato via dalla mente perché sono molto emozionata, ecco, che canterà due o tre pensieri che sono i suoi, e quindi l'ascoltiamo. E a chi dedichiamo questa melodia? A tutti, al vento. In questo momento c'è una piccola brezza di vento, appoggiamo questa melodia su questa brezza di vento e chiediamo al vento di portarlo attraverso la sua energia, la sua natura, in viaggio per tutto il pianeta. Grazie, se vuoi Silvia, grazie. E quindi l'unica cosa che a me viene adesso in questo momento da così manifestare attraverso il canto è una preghiera tratta da un'opera che è Il Gobbo di Notre Dame, e che veniva cantata da Esmeralda, una donna gitana, ma una donna qualunque, il simbolo dell'essere umano come noi tutti siamo su questa terra, su questo pianeta, in questa situazione particolare. Quindi è una preghiera che ci unisce tutti, un po' come il discorso che facevamo oggi. Quindi, non lo so, vi invito a tenere le mani incrociate sul cuore e a fare vostro questo canto, perché è il canto di tutti. Io non so se puoi sentirmi, neppure se ci sei, né se ti soffermeresti sui pensieri miei. So che sono una gitana e non oserei di più che pregare intensamente per la gente come me. Dio fa qualcosa per quelli che un gesto d'amore non sanno cos'è. Dio questa gente confida in te, e solo il tuo amore li salverà.
grazie per quanto possiedo già. Lo so, non è tanto, ma me basterà. Prego per gli altri fuori di qua. Sono indifesi, ma figli di Dio. E così ritroveranno quella fiducia che hanno perso nella vita, dei sogni che non fanno più nemmeno i bimbi ormai. Dio fa qualcosa per quelli che un gesto d'amore non sanno cos'è. Dio questa gente confida in te, e solo il tuo amore li salverà. Chiunque sta male non sa più che fare, si sentirà ancora un figlio di Dio. Ciao a tutti, speriamo che vi è piaciuto lo spettacolo del balletto. E i nostri auguri. Il nostro augurio più grande va a tutti voi, i vostri cari, i vostri amici in questo Natale, veramente ve lo auguriamo di cuore. E vi abbiamo donato questo magnifico ballo come... siamo stati capaci. Esatto. Perché purtroppo non siamo ballerini nessuno, quindi ho sicuramente tante imperfezioni. Però vi volevamo regalare questa danza. Esatto, ma l'intenzione non ha imperfezione, perché è stata un'intenzione del cuore. E quindi... con questo augurio, con questo balletto, con questa meravigliosa melodia, vi facciamo tanti auguri di nuovo e buon Natale e buone feste a tutti. Auguri a tutti. Auguri. Buon Natale!